stanco di fare le foto bellissime, super nuove, tutte interessanti, fa le vecchie. E come fare le vecchie? Con queste due applicazioni. Anzi, tre, la terza però non è per farle vecchie, è per farle strane, per farle artistiche, quindi ancora più vecchie delle foto. Quindi oggi impareremo a non fare le foto in Full HD, cioè saranno in Full HD, ma saranno in stile retro. Salve a tutti e bentornati su T93. In questo video, oltre ad augurarvi un buon 2019, vi svelerò tre applicazioni interessanti per fare del fotoritocco, per fare foto in stile vecchio, ma anche video. La prima è 8-bit Photolab, che vi permetterà di fare foto in stile proprio Game Boy o videogiochi anni 90. Quelli nati dopo il 2000 forse non riconosceranno bene queste immagini, ma lo stile e la colorazione dei vecchi, tipo ad esempio i videogiochi Windows 95, 98 o precedenti addirittura, oppure proprio come Game Boy o fotocamera per Game Boy. A seguire avremo iSuper 8, che permette di fare video in Super 8, in stile Super 8, una vecchia telecamera, una delle prime proprio ad essere per uso familiare, che utilizzava un 8 mm per la ripresa e senza audio. E ultimo, come speciale, non fa foto in stile retro, si chiama Prisma, e questa applicazione vi permette di fare degli eccellenti fotoritocchi di cui vi lascerò una galleria. Allora vediamo 8-bit Photolab, che vi permette di fare questa cosa. Vi permette di utilizzare foto dalla galleria o foto dalla fotocamera, o l'ultima foto scattata. Noi per esempio proviamo a fotografare, che ne so, scattiamo una foto al microfono, qua togliamo un po' di più. Ok, cade. Per esempio, proviamo questa foto qua. Come potete vedere, ecco gli effetti, molto simpatici. Soprattutto se volete fare videogiochi in stile retro, questo vi semplifica molto le cose, perché vi permette di fare... Anzi, vediamo se si può... Ah, ecco, come potete vedere, qua potete cambiare proprio la risoluzione, la dettagliatezza dell'effetto. Ah, se volete salire ancora di più dovete acquistare la versione Pro, ma non sarà necessario. Beh sì, ecco, vi giuro, una fotografia così a 8 pixel per 3 è un po' inutile. Ecco, però già così, come vedete, potete scegliere il numero di pixel da utilizzare, molto interessante. Forza dei colori, così cambiarli tutti, bianco e nero, bello, molto belli, molto colorati, buon custom. Poi fortuna non lo salva, te lo lascio in custom, così si può tornare al colore originale. Come vedete ci sono vari effetti. Io ho già fatto una foto e l'avevo lasciata su Instagram, e questa qua. C'è anche questo che è vector. Questi che sono pro, non ce li permette di vedere. Ovviamente, vabbè, non importa, però quelli che sono gratuiti li ritengo già più che sufficienti. Ci sono specifiche ancora più particolari. iSuper 8 vi permette di fare un video, come vi dicevo prima, col pulsante rosso utilizzate per accendere la torcia. Facciamo partire la ripresa, vediamo. In teoria, ecco, proviamo a mettere low e niente, c'è un problema. Va bene, mi sbagliavo, fa anche l'audio. Ciao a tutti, sono già dietro l'editing, questo rendering, pre-rendering, perché devo fare più rendering per fare un video. Nel frattempo almeno sono riuscito a far funzionare l'applicazione, non so come possa funzionare la prossima volta, no, ma con questo tanto effettivo ha funzionato, quindi diamogli una chance, forse, però vedete voi, perché l'applicazione costa. Ma torniamo al video. Vediamo come viene. Vediamo come è venuto. Beh, un filtro simpatico.
quindi non ve la consiglio tanto perché dopo un po' potrebbe smettere di funzionare, come nel mio caso. E come ultima applicazione abbiamo Prisma. Prisma è un'applicazione una volta gratuita completamente, poi era pagamento, poi adesso è pagamento periodicamente. Molto interessante perché mi permette di fare un sacco di effetti, adesso però limita il numero di effetti utilizzabili. Prima era limitabile se in HD o normale, adesso invece nel numero, perché credo. Allora, Prisma. Bene, selezionata la foto, ecco, del mio gatto. Vediamo quali effetti possiamo aggiungere. Ovviamente vi serve una connessione online continua per questo qua, per l'elaborazione. Come vedete, guardate che bel effetto. Questo era uno dei miei preferiti, ma l'ho usato tante volte e poi un po' mi è stufato. Ecco, il gatto rende sempre bene, con questo gatto in particolare. Come vedete ce ne sono di svariate, in realtà ce ne sono principali 4, poi certi sono, non dico una ripetizione, ma molto simili tra loro. Però è un'applicazione molto bella, quando avete qualcosa di pittoresco, qualcosa di simpatico, potreste dire, ecco, questo sarebbe bene in un quadro, potete provare con questa applicazione a vedere come sarebbe, perché diciamo che dipende anche dalla foto, ci sono le foto della... la varietà di oggetti che ci sono dentro, e così poi ottenere anche voi la vostra foto. Ecco, ne lascio qua un paio di quelle che ho scattato io, che trovate sul mio profilo Instagram se volete iscrivervi. Ogni tanto metto qualche aggiornamento YouTube, ma sì, non è solo dedicato al canale, più cose così, ci metto quello che mi passa per la testa. E niente, spero vi siano tornate utili. Se avete applicazioni interessanti come queste, consigliatemele, perché le sto cercando. Non consigliatemi già AI RetroCam, che è quella già consigliata io, non venite a farmi a fregarmi il lavoro, vi conosco. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, e se vi è piaciuto lasciate un like o iscrivetevi, e alla prossima. T93.